17 edizioni nelle quali il premio internazionale di poesia, intitolato alla Domia Bonanni, ha saputo mantenere la tradizione e al tempo stesso innovarsi. Anna Maria Giancarli, poetessa aquilana, ha fondato il premio tanti anni fa, assieme a Stefania Pezzopane e al notaio Antonio Battaglia, scomparso di recente. Nata nel 1907 e scomparsa nel 2002, la Domia Bonanni, grazie a questo premio, è stata conosciuta, apprezzata sempre di più. Gli appuntamenti clou, infatti, quest'anno saranno preceduti da una giornata di studi dedicata alla Domia Bonanni. Gianfranco Giustizieri, Liliana Biondi, Carlo De Matteis, autori di 3 monografie sulla scrittrice aquilana, ne parleranno ampiamente. Nella prima giornata si presenteranno 3 libri, 3 autori appunto aquilani che hanno scritto dei saggi sulla Domia Bonanni, perché come voi sapete il premio è stato ideato e fondato proprio per dare risalto, luce, per rispolverare da tutta il silenzio che si era accumulato sulla nostra scrittrice aquilana, una delle scrittrici più importanti del secondo Novecento, la Domia Bonanni. Il valore della poesia è importantissimo. Grazie al premio, la poesia entra nelle case, nelle scuole, nel carcere, anima ancora una volta una città che si è sempre nutrita di poesia negli anni. La poesia ha sempre valore perché la poesia si interessa dei fondamenti proprio dell'umanità, del vivere, quindi non verrà mai meno. All'Aquila questo premio porta avanti un discorso sulla poesia molto importante, perché non solo nel corso di questi anni, tenendo sempre molto duro, abbiamo avuto un parterre di poeti a livello internazionale veramente eccellente. Oserei dire che pochi premi hanno avuto una presenza così autorevole, da Derek Walcott, premio Nobel per la poesia, a Yevtushenko, a Adonis, a Darwish, quindi a Benjelloun. Abbiamo avuto proprio veramente una presenza che ha dato luce alla città.